fate conto, no? Facciamo un parallelo, un paragone così, parliamo del Gregoriano. Il Gregoriano è un canto pianissimo, no? Cantus planus, va avanti, c'è la melodia che è al servizio della parola, c'è un ritmo, un tatto, si chiamava, no? Sembrava la pulsazione del polso, quindi una cosa che dovesse essere, che mettesse a proprio agio tutti. Quindi il Gregoriano si può cantare in 200 all'unisono, perché se andate solo a Piovacondo o a San Gallo, se vedete questi monaci che cantano in 150, si sente una voce sola. In questo caso è esattamente l'opposto, perché il primo mette a disposizione del ritmo la sua voce, tirando fuori quella che nel gergo dei canterini si chiama deta. Deta vuol dire data, non come data del calendario, ma come dare, quindi porgere la voce. Il modo di porgere la voce del primo è la deta, e quando un canterino di deta non canta in maniera normale, ma canta in un certo modo ben preciso, perché agevola il ritmo dell'esecuzione. Faccio un esempio, no? Se noi prendiamo per esempio, beh, lui è un primo di deta super, no? un grandissimo primo. Io forse adesso, scusa, faccio un esempio che magari se non sei d'accordo con Luigi, eh? Però se io cantassi questo parallelo senza deta, canterei sento di un certo canto, ma di una voce mia sole. Sento un certo canto, canto, sento. Questo è tutto il ritmo, no? Che è nascosto, sono cellule ritmiche nascoste in una linea melodica che sembrerebbe piano, ma non è piano per niente, non è neanche spontanea per niente, perché lui applica una tecnica precisa che poi noi potremmo chiamare, non so, spezzettamento, sillabazione, vocale, quello che vuoi, in realtà non è chiamato. Quando il canterino di deta, come lui che è un grande fa questo, tutto il gruppo con un minimo sforzo riesce a tirare fuori una ritmica che altrimenti non verrebbe fuori. Finiamo di tirare la spiracolla, non vendiamo più foglietti, ma se no va bene.